Grazie veramente di cuore agli amministratori, amici che sono venuti qua e ci hanno portato la loro testimonianza. La nostra è una iniziativa che non vuole essere un'iniziativa che coinvolge in qualche modo i sindaci per poter poi sponsorizzare la nostra lista. Noi abbiamo una nostra cultura istituzionale e quindi ci siamo organizzati, abbiamo invitato i sindaci perché sulla base del nostro programma, un programma che prevede una organizzazione dei servizi territoriale che consenta l'ottimizzazione della gestione dei servizi, non soltanto perché saremo obbligati in parte a mettere insieme i servizi e le funzioni, ma anche perché la nostra cultura ci porta a stare insieme, a mettere insieme quelle che sono le risorse istituzionali per poter poi amministrare meglio il Paese, cercando soprattutto di ridurre i costi, ottimizzare la gestione e quindi di ridurre le tariffe per i cittadini. Ma non vorrei soltanto ringraziare questa sera gli amici amministratori che sono venuti. Intanto volevo scusare il sindaco di Poggio Mirteto Refrigeri, che non è potuto essere presente perché è purtroppo malato. Ringrazio anche Lorenzo Palmucci che mi ha telefonato scusandosi di non aver potuto partecipare perché impegnato a Civitella. Ringrazio comunque Peppe di averlo sostituito degnamente. Ma io vorrei questa sera ringraziare altri, ringraziare anche l'amministrazione uscente, tutti gli amministratori uscenti, tutti. Però consentitemi, perché comunque fare amministrazione è una cosa dura, faticosa, a prescindere dal giudizio che noi diamo di questa amministrazione, un giudizio critico. Però vogliamo ringraziarvi lo stesso. Però consentitemi di sottolineare, di ringraziare i consiglieri di minoranza, Gino, Emiliano, Paola e Tonino Caprioli, perché io nella mia esperienza ho vissuto due tipi di posizioni, la posizione di maggioranza e la posizione di minoranza. Questa mi ha formato molto, perché mi rendo conto che cosa significa amministrare, avere un ruolo diretto di responsabilità, ma mi rendo anche conto che cosa significa avere un ruolo di controllo dell'amministrazione, il controllo difficile, senza strumenti adeguati, senza uffici, con grandi difficoltà di accesso anche alle informazioni, ma non per colpa ovviamente di chi dovrebbe darle, ma perché poi noi non facciamo gli amministratori di professione. Noi siamo amministratori che si alzano la mattina come fanno tutti, vanno a lavorare, hanno le loro attività e poi si spendono per l'amministrazione pubblica in maniera semplice, senza nessun interesse, guardando soltanto al bene della propria popolazione, del paese dove si vive, dove abbiamo deciso di far crescere i nostri figli. E quindi è su questo che noi dobbiamo basare le nostre attenzioni, vivere anche con passione quelle che sono i nostri impegni, quelle che sono le nostre attività, qualche volta fare spallucce anche a qualche piccola calunnia, ma non fa niente, fa parte del gioco, fa parte dell'attività, della nostra attività, di chi si spende pubblicamente può essere anche oggetto di questo, ma non fa niente, bisogna essere superiori, bisogna essere in grado di accettare anche le critiche quando sono giuste, bisogna essere in grado anche di tenere in considerazione quelle che sono le proposte di persona, un'unica persona al comando. Noi saremo un gruppo di persone, noi abbiamo condiviso un assunto fondamentale che è il senso della responsabilità collettiva, recuperare il senso della responsabilità collettiva per noi significa guardare ad un'amministrazione che ha le responsabilità
dove ogni persona si assume la sua responsabilità, rende tutto pubblico e alla fine deve rendere conto ai cittadini. Noi pensiamo che sia fondamentale questo, ci teniamo, e tutte le persone che sono in lista con me, che io ringrazio per aver accettato, questa loro responsabilità, avranno questa responsabilità, quella di ribadire la loro capacità di rendere conto ai cittadini in qualsiasi momento. Ci teniamo moltissimo a questo, perché la partecipazione è una delle cose essenziali di un'amministrazione. È opportuno, in una situazione indistinta ormai da molti anni a Torrita, dove spesso, diciamo, ci sono questioni che passano soltanto attraverso la volontà del singolo, attraverso una individualità, diciamo, sfrenata. Noi vorremmo invece recuperare, come ripeto, il senso della responsabilità collettiva. Questo a cui teniamo, è una cosa a cui teniamo. Se la prossima amministrazione non avrà, perché il Comune di Torrita sarà penalizzato probabilmente dal censimento, e quindi non arriverà forse a causa del censimento del 2001 ai 1000 abitanti, e non sarà previsto soltanto il vice sindaco, non sarà prevista la giunta, per noi non fa niente, a noi non ci interessa nulla di questo. Tutti gli amministratori, tutti i consiglieri che saranno eletti saranno coinvolti nelle responsabilità, a prescindere da quello che sarà la giunta o non giunta. A noi non interessano questi orpelli istituzionali ed amministrativi e burocratici. A noi ci interessa responsabilizzare tutti i consiglieri che saranno coinvolti nell'amministrazione pubblica, ma non soltanto i consiglieri. Noi coinvolgeremo anche quelli che ci sono stati dietro, tutti quelli che ci stanno aiutando in questo momento e che io ringrazio. Siamo tanti, e questa è una cosa che mi rende veramente orgoglioso di essere candidato, grazie ad un passaggio attraverso le primarie, di essere candidato di questa lista. Ne sono orgoglioso di questo. E la nostra lista, dicevo, la nostra lista sì è una lista politica di centrosinistra. Dall'interno ci sono rappresentanti del Partito Democratico, rappresentanti della SEL, rappresentanti della Rifondazione Comunista, ci sono rappresentanti ma ci sono anche degli indipendenti non iscritti ai partiti, del Partito Socialista, ma ci sono anche di cui è rappresentante Sara, c'è Rodolfo che mi sta subito facendo degli appunti, ma sapete, insomma, basta l'opposizione, diciamo, è in rappresentanza del Partito Socialista, ha fatto un intervento straordinario, veramente complimenti a Sara, perché è una scoperta, è stata Sara. Io sono di un'altra generazione rispetto a Sara, conosco i genitori, ma Sara per me è stata veramente una grande scoperta. La ringrazio di aver accettato il nostro invito a partecipare. Quindi, dicevo, ci sono anche degli indipendenti che sono iscritti a partiti, quindi la nostra lista si rivolge ai cittadini. Non si rivolge ai cittadini e vuole essere giudicata dalle idee e dalle persone, dalla storia delle persone che sono all'interno della lista. Noi ci aveva fatto fuori il compagno Menezio. Non vota abitualmente centrosinistra nelle elezioni nazionali, nelle elezioni provinciali, ci rivolgiamo a queste persone perché lo sappiamo, stava a ammazzar fratello, si guarda anche alla storia delle persone, si guarda soprattutto alle idee, ai programmi che saremo in grado di portare avanti, e noi saremo in grado di fare, perché siamo delle persone che quando prendono degli impegni, gli impegni li prendono in maniera solenne, e quando prendono degli impegni li porteranno avanti a prescindere, con tutta la passione e l'orgoglio di cui siamo capaci. Questo davanti a tutti, in questo momento, noi prendiamo degli impegni, che sono gli impegni che sono nel nostro programma, li porteremo avanti, ne potete star sicuri, e se non riusciamo
riusciremo a fare qualcosa, noi vogliamo parlarne con i cittadini, perché probabilmente non dipenderà da noi, ma dipenderà da contingenze che vanno oltre quella che è la nostra volontà. Quindi questa sera era un po' un'iniziativa a tema. L'iniziativa era quella di fare in modo che un'amministrazione come quella di Torrita avesse un ruolo importante a livello sovracomunale. Ma noi ci faremo valere, ma abbiamo molto da imparare. Noi ci faremo valere a livello intercomunale, ma abbiamo molto da imparare, lo sappiamo. Quindi noi umilmente, subito dopo le elezioni, ci metteremo a lavorare alacremente, cercheremo di contattare gli amministratori locali, cercheremo di contattare i sindaci qui presenti, ma anche altri sindaci, e cercheremo di iniziare un percorso virtuoso,